Igor Scolelli è rimasto praticamente acerbi a Milano Marittima, se vogliamo, no? Fare un collegamento con l'anno scorso. Sì, io sono a Roma per dire vero, e sono venuto qui a Pirata a fare una serata a quattro mani, però io sono a Roma come coordinatore di tutte le scuole di Gambero Rosso, quindi vivo lì. Ecco, quindi stai, però, stai a Roma, ma ci aggiungi anche Gnani tanto. Sì, esatto. Ecco, quindi ci vieni a trovare, sì, grazie. Grazie anche perché chiaramente, come dicevamo, mi sembra l'anno scorso si parlava di locali che magari 10 anni fa duravano 10 anni, adesso magari fai dei locali, se durano qualche anno è già buono, sì, e partono bene, quindi sono questi locali, ad esempio Merceria è uno di questi che sta andando avanti chiaramente dopo l'avvio dell'anno scorso. Igor Scolelli tra l'altro è arrivato qui a Cervia passando da San Patrignano, perché è sulla strada mi sembra. Esatto, a San Patrignano abbiamo fatto una cena evento da 1800 persone, in più abbiamo fatto anche una partita di calcio con Atletic Chef. Siamo anche un po' sparati un'oretta di calcio, e, però in beneficenza, fantastico, tutto bene, 30.000 euro di ricavato. Bene, ogni tanto un evento benefico, certo, ci vuole, e quindi Cervia, quindi al Pirata, il Pirata che tra l'altro festeggia il 21esimo compleanno di questa gestione pugliese. L'anno scorso abbiamo fatto, visto che poi si va anche su YouTube, poi questi video che archiviamo, dato si parla proprio in questo momento, i giornali stanno parlando, noi che stiamo facendo questa intervista il 26, cioè il day after dei 50 best, magari ne parliamo con uno chef che oltre che stellato è anche ostellato, no? Sì, quindi no, non si sbaglia con lui. E quindi una cena a quattro mani con lo chef resident qui al Pirata. Yes. Ecco, quindi con il cuoco resident di questo ristorante che ha festeggiato l'anno scorso i 20 anni, Paolo Cevoli guest star quest'anno, non c'è niente da ridere, ecco. Ecco, non si ride, ecco, quindi cucina di mare. Cucina di mare, un po' inusuale. I due piatti che faccio io sono un po' via di mezzo tra provocazione e fusion, uno è in cannolo. Li abbiamo qua, Uno è in cannolo croccante con il baccalà e il guacamole, e l'altro è un risotto carnaroli 7 anni di invecchiamento con cacio e pepe e il pavarazzo. Ah, e un aria di mare. Ah, le pavarazze che sarebbero delle piccole vongole. Esatto, ecco. I lupini. Anche lupini li mangi così. Quindi, due piatti quindi. Sì, due piatti, quindi, io adesso fa. Quindi c'è una, alla casa madre. Un tre di benvenuto, cotte di cervi allaccate al miele su parmentier e acqua di menta che non è tuo. No. Però magari sono ispirati a qualche tuo piatto. Non credo. Qualche allievo ce l'hai, insomma, in giro. Sì, vabbè, ecco. Certo, più di qualche. Ecco, poi abbiamo l'antipasto cannolo croccante brandade, se si dice così, di baccalà, sì, e guacamole che è tuo, brandade. Sì, esatto, sì. Brandade è un baccalà mantecato. Ah, e poi abbiamo il primo che è risotto cacio e pepe, lupini e acqua di mare, e quindi due piatti diciamo così a inizio pasto, perché poi gli Scorelli immagino abbia da fare, o fai il giro dei tavoli? No, sono in sala. Ecco, no, comunque ecco, sì, sì, lo sì. Chef, cioè non è solo deve. Quello che cucina, che prepara i piatti, deve. Importante, immagino, no? Tu lo sai, no? La cosa importante adesso è avere che fare con gente viene anche per te. Oggi, ma forse anche sempre, è sempre stato così, ecco, quindi sempre, non sempre, bisogna assolutamente dimenticare. Altre cose che riguardano Igor Scolelli, so che tornerai comunque anche a Milano Marittima, visto che qui siamo dall'altra parte del canale. Sì, Milano Marittima sempre per i VIP Master. Ah. I master sono nel tabellone, quindi giocherà anche a tennis. Ah, giochi a tennis, sì, esatto. E cucini la sera? Assolutamente no. Non farai cene. No, solo ed esclusivamente. Ah, solo proprio scendi in campo. Esatto. Ah, ecco, quindi pesantemente. Il chef che. E quindi altre cose. Ho 20 kg a posto. Ah, ecco, infatti. Niente male. Ti sei affidato alla mia signora. Esatto. Ecco, la tua signora che è brava in queste cose, anzi certo. Molto probabilmente anch'io dovrò ricorrere. No, come è. Ecco, no, però per Instagram, per viaggiare bene al tempo di Instagram bisogna chiaramente perfezionarsi, e quindi bene, altre cose ce ne sono, Igles?
diciamo abbastanza. Ci sono delle novità, questi locali durano, no, stai già pensando qualcosa. Abbiamo il catering, oltre dalla Lazio, che è stato rinnovato, abbiamo anche il campionato del mondo di golf, quindi faremo anche il catering come merceria per il campionato di golf. Mercerie, che poi sì, è un nome che si riferisce un po' alle botteghe che abbiamo, esatto, cioè il nome deriva da di lì, certo. Nel senso che si fanno di facciamo dei piccoli piatti, tipo di assaggio di Roma, Milano Marittima d'estate, esatto, e poi non so presto se... Grazie a Igor Scorelli dal Pirata.